L'INRCA, l'UniVPM e la Lega del Filo d'Oro oggi a Osimo per l'inaugurazione del nuovo punto salute. Il presidio è destinato soprattutto alla cura dei pazienti più anziani e vi si può accedere tramite prenotazione al CUP. Presente anche l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Parliamo di questo importante servizio che si inaugura oggi. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è continuare a implementare i modelli organizzativi innovativi. Questo è il primo step, perché è un ambulatorio di prossimità gestito dall'infermiere di famiglia ed eroga delle prestazioni di tipo ambulatoriale con telerefertazione attraverso gli specialisti IRCA. Il secondo step, quello più importante, che partirà a breve con la pneumologia di Osimo, è la presa in carico al domicilio con pazienti cronici in broncopneumopatia cronica ostruttiva. L'Università Politecnica delle Marche in questa iniziativa molto bella. Ma tutto nasce da un progetto che si chiama Smart Village e che consente di unire da un lato le competenze tradizionali sanitarie con quelle tecnologiche. Non a caso noi abbiamo un corso di laurea che si chiama MedTech, in gergo, dove ci si laurea in medicina in lingua inglese, ma con 30 crediti si diventa anche ingegneri biomedici. Questo perché? Perché ormai le tecnologie consentono non solo di intervenire dal punto di vista operativo nei pazienti e sui pazienti, ma anche di organizzare l'assistenza sanitaria in maniera differente. Soprattutto tenendo conto delle caratteristiche della nostra regione, del fatto che abbiamo una popolazione che diventa sempre più anziana e che è localizzata non in grandi centri aggregativi ma spesso in piccoli centri aggregativi. Questo che cosa significa? Che è impensabile avere strutture sanitarie in tutto il territorio, diffuse su tutto il territorio, e al tempo stesso questa popolazione fa fatica a spostarsi. Quindi le nuove tecnologie cosa consentono? Consentono di spostare l'assistenza sanitaria da luoghi centralizzati alle aree di residenza, spesso anche difficili da raggiungere, magari della popolazione più anziana. E quindi la nascita di punti salute va in questa direzione. E noi come università, avendo una facoltà di ingegneria, una facoltà di economia che si occupa di temi sanitari e una facoltà di medicina, andiamo a integrare perfettamente queste competenze. Dottor Bartoli, che cosa rappresenta l'inaugurazione di questo servizio per la città di Osimo e anche per la Lega del Filo d'Oro? Rappresenta un momento importante sia per la Lega del Filo d'Oro, per le persone che fanno riferimento alla Lega del Filo d'Oro, che anche le persone sordocieche, le persone con pluriminorazione vanno avanti negli anni, diventano anziani, e questa vicinanza e questa collaborazione con l'IRCA naturalmente è molto preziosa. In generale per la città, credo, e anche per chi vive nella zona è un'opportunità di vicinanza, avendo a disposizione un servizio facile da raggiungere e facile peraltro da avere poi le risposte per quanto riguarda i loro bisogni. Quindi noi siamo molto contenti di questa iniziativa. Avevamo già delle collaborazioni in atto con l'IRCA, oggi sicuramente la collaborazione si rafforza e pensiamo che anche per lo sviluppo futuro della Lega del Filo d'Oro, anche nelle altre regioni, possa essere qualcosa di grande aiuto. Ha un valore straordinariamente importante perché tende a dare un sostegno ai servizi sanitari di un presidio che è conosciuto in tutto il mondo e soprattutto per garantire la soluzione di problemi che sono molto grandi nel nostro paese ma in tutta Europa e che deriva dal sottofinanziamento del sistema del servizio sanitario nazionale per problemi di finanza pubblica e soprattutto per la carenza di medici e infermieri e per la mancata programmazione di queste figure professionali. Questa è una delle risposte per far sì che fino al 2028, quando la programmazione nella formazione dei medici specialisti
arriveranno a coprire il turnover, quindi quando avremo più medici rispetto ai medici che vanno in pensione, ecco, questo problema non esisterà più. Quindi noi dobbiamo tracciare in questi anni un'assistenza sanitaria, soprattutto nelle fasce interne del nostro territorio, cioè un problema di spopolamento della popolazione. I pochissimi medici che le università sfornano non scelgono alcune specializzazioni come la specializzazione per medicina d'urgenza, per i pronti soccorsi o per la medicina del territorio, e quindi ci siamo inventati nelle Marche questi punti salute che sono all'avanguardia. Io ieri li ho presentati a Roma nella conferenza di assessori alla sanità, ne apriamo 50, qua i cittadini si possono presentare con una semplice ricetta del medico di famiglia e potranno essere sottoposti a tutta una serie di accertamenti, il più importante dei quali è l'elettrocardiogramma, che attraverso la telemedicina viene trasferito ai reparti di cardiologia degli ospedali e potranno avere un esito immediato. Poi abbiamo tutta una serie di tecnologie, l'holter pressorio, l'holter cardiaco, la MOC, il saturimetro, quindi diciamo che qua i cittadini potranno fare una serie di accertamenti preliminari alle patologie che generalmente oggi sono domandate nei pronti soccorso. Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ha visitato la città di Visso in occasione della partenza dei lavori per la nuova struttura polifunzionale che sorgerà nella città terremotata. Presenti anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Un bel segnale anche il ministro qui per un impianto sportivo e per una rinascita ancora di più di questo territorio. Sì, è una struttura questa importante, a ridare un'opportunità per le pratiche sportive alla città di Visso, che aveva destinato, ricordiamo, le aree per l'emergenza del sisma del 2016. Questa è un'opera importante, come dicevo poco fa l'Arcata del Tronto, la ricostruzione è simile a un mosaico ed ogni cantiere che parte è un pezzo di questo mosaico che torna al suo posto, e quindi è un bel segnale importante anche per la comunità, perché credo che poter tornare nelle città, nei comuni, nei territori e poter anche vivere questi servizi che vengono ricostruiti creando delle opportunità per i giovani e per la socialità e per lo sport, che è un valore, credo che sia veramente un segnale positivo. Poi è chiaro che bisogna mettere questo segnale insieme a tanti altri, però iniziano ad essere i numeri indiscutibili sia per quello che è stato il 2023, ma siamo anche molto convinti che il 2024 rappresenterà un'ulteriore accelerazione per la ricostruzione privata. Per un intero territorio che nei tempi terribili dell'emergenza dovrebbero sacrificare anche superfici destinate allo sport, come è successo proprio a Visso, quindi ha un significato simbolico questa inaugurazione, perché sono stati ben 65 gli impianti sportivi lesionati dal sisma e stiamo ovviamente lavorando, inizia a Visso, per recuperarli interamente. Ma la cosa più importante è che in questo modo dimostriamo che nel mentre si ricostruiscono le case facciamo anche ciò che è necessario affinché una volta ricostruite la comunità possa avere servizi, possa fare sport, ricreazione, come è necessario, perché lo sport è un elemento centrale. Su questo dobbiamo puntare e il ministro Abodi è qui proprio per mettere a disposizione risorse che possono essere utili a creare reti, a dare vitalità, a dare importanza a questi impianti che poi devono essere mantenuti, devono essere scaldati, accesi e fatti fruire. Fra l'altro so che manca il tabellone elettronico, quindi bisognerà subito fare una colletta perché i punteggi di chi giocherà all'interno di questo impianto possano essere contati senza nessun tipo di incertezza. Sono passati tanti anni e quindi è importante rispettare il tempo. Questa accelerazione che c'è stata è certamente di buon auspicio, io l'ho definita un defibrillatore della fiducia e della speranza. In qualche maniera la prima pietra, come quella che posiamo anche adesso, è anche un cuoricino che comincia a battere in attesa che nasca questa nuova infrastruttura, o rinasca, che è anche meglio, rinasca questa infrastruttura che cambierà in qualche maniera anche il volto di questo territorio, darà nuovi servizi, a parte la protezione civile, lo sport ritrova una sua centralità, che vuol dire riprendere la vita, non sarà mai una vita come quella di prima probabilmente, ma comunque la ricerca di una nuova normalità è un contributo importante, quindi merito alla struttura commissariale e anche al GSE
perché ho visto il quadro economico si compone anche di un elemento di anticipazione di ricavi derivanti proprio dall'efficientamento energetico, altro fattore molto importante come quello dell'abbattimento di tutte le barriere architettoniche. La conferenza regionale ha dato l'ok al progetto presentato dal Comune di Fermo per la messa in sicurezza del Palazzo Municipale, a disposizione circa 4 milioni di euro dai fondi per la ricostruzione. I lavori procederanno per stralci e riguarderanno la riparazione delle lesioni, l'inserimento di due ordini di tiranti in ferro e la sostituzione dell'attuale copertura in cemento con una nuova struttura in legno, al fine di migliorare le prestazioni energetiche e strutturali dell'intero complesso. Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, ha ricevuto in comune gli agenti della polizia Roberto Villa e Maria Grazia Partipilo, che erano riusciti a salvare un giovane che minacciava di buttarsi dal tetto di una palazzina di tre piani, convincendolo a desistere. Il sindaco ha consegnato loro una targa e li ha ringraziati per il servizio reso alla comunità, affermando che la loro dedizione e capacità sono un esempio per tutti noi. Dopo una serie di controlli effettuati nei cantieri del cratere sismico maceratese, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata hanno riscontrato la presenza sul territorio di 16 imprese edili irregolari. Sono partite sanzioni per oltre 240.000 euro e i titolari delle 16 aziende sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Sono state rilevate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori. Un mese di lavori in corso per il nuovo ponte di Casette d'Ete. Un mese di lavori per realizzare il nuovo ponte a Casette d'Ete. Il cantiere, nella frazione del Pidiense, è in corso fino al prossimo 4 marzo, per un'opera strategica finanziata con oltre 3 milioni PNRR dalla Regione Marche, che garantirà la sicurezza idrogeologica dopo la tragica alluvione del 2011 che ha lasciato danni alle abitazioni e due vittime sulle sponde del torrente Ete Morto. Il lavoro non serve a niente perché il fiume andrà fuori lo stesso. Spero di sbagliare. Il problema è che il fiume è troppo stretto. Ci siamo allagati, non per il ponte, ma perché il fiume è troppo stretto. Tolto, allargato il fiume, tutta quella strada che fa molte cose, tutta area collenata, tutta area che ci hanno costruito pure le case. Marzo 2011, due morti, ecco là. Qui proprio, testimoni. L'amministrazione comunale Pignotti ha predisposto modifiche alla viabilità, consapevoli dei disagi che sta portando la deviazione del traffico venendo dalla strada provinciale Brancadoro verso la Mezzina fino all'incrocio semaforico. Un attraversamento pedonale è stato allestito su una passerella metallica parallela al fiume. Sotto osservazione dei tecnici del Genio Civile Marche Sud, la ditta Research Consorzio Stabile di Salerno, che si è aggiudicata i lavori, sta ora predisponendo le fondamenta in cemento armato, con 8 pali di fondazione, su cui poggerà la nuova campata, per cui una volta posizionata a inizio marzo, i lavori proseguiranno per quasi 2 anni e si dovrebbe transitare a senso unico alternato. Thank you.
progetto finale prevede la realizzazione di ampi spazi per la mobilità dolce a piedi e in bicicletta. Ha preso ufficialmente il via da Capodarco, oggi, giorno di giovedì grasso, Baraonda, il carnevale delle città di Fermo e Porto San Giorgio, con la direzione artistica di Marco Renzi ed il coordinamento di Proscenio Teatro. Hanno partecipato più di 500 alunni delle scuole primarie e dell'infanzia delle due città. Il vice sindaco di Fermo, Mauro Torresi, e l'assessore al commercio del comune di Porto San Giorgio, Giampiero Marcattili, hanno consegnato le chiavi della città ai re carnevale. Il prossimo appuntamento è per domenica 11 febbraio in Piazza del Popolo a Fermo con la 35esima edizione del Carnevale storico. Anche la città di Ascoli ha dato il via questa mattina ai festeggiamenti per il Carnevale in una piazza gremita di bambini. Alle 16 l'esibizione di Cristina D'Avena insieme ai Gem Boy. Venerdì 9 febbraio previsto un aperitivo con musica jazz nel giardino vescovile dietro Piazza Arringo. Sabato 10 suoneranno in Piazza del Popolo gli On Air. Domenica 11 il Carnevale in piazza con la sfilata delle maschere. Gran finale il 13 febbraio, martedì grasso, sempre in Piazza del Popolo. La festa era iniziata 5 giorni fa con la consegna delle chiavi della città al Re Carnevale. La Cavalcata dell'Assunta ha partecipato al workshop di sartoria storica a Narni, organizzata dall'associazione Corsa all'Anello, con due momenti: il guardaroba del messere abito maschile del XIV secolo e sulle decorazioni, rifiniture tessili e ricami. L'evento alla sala Digipass del Palazzo dei Priori è stato diretto da Sara Piccolo Paci. A rappresentare la cavalcata le cerimoniere Marica Stortini e Caterina Casciotta. I vicepresidenti Montelpare e Monteriù hanno ringraziato per l'opportunità formativa il collega umbro Michele Francioli. Non solo tessuti, ma anche relazioni internazionali si tessono per far conoscere la cavalcata dell'Assunta. Il veterano della Cernita Marco Marziali, alfiere del Missale, insieme al capitano d'arme Pietro Bonifazzi, hanno visitato il padiglione estero alla BIT di Milano, in un connubio fra gli ambiti medievali italiani, magrebini, arabi ed asiatici, pronti per la prossima spedizione di Sanremo nella giornata di venerdì dedicata al Fermano. Al villaggio festival di Villa Ormond, insieme alla cavalcata, si esibiranno le delegazioni di sbandieratori e musici della Giostra dell'Anello di Servigliano, la Contesa del Secchio di Sant'Elpidio e il gruppo folk Ortensia di Ortezzano. Dopo la giornata dedicata a Macerata, che ha visto il sindaco Parcaroli, l'assessora Cassetta e il direttore artistico Gavazzeni presentare la 60esima edizione del MOF, Macerata Opera Festival, alla kermesse del Villaggio Festival a Villa Ormond saranno protagoniste le 4 delegazioni della cavalcata dell'Assunta di Fermo, insieme a sbandieratori e musici della Giostra dell'Anello di Servigliano, la Contesa del Secchio di Sant'Elpidio e il gruppo folk Ortensia di Ortezzano. Domenica 18 febbraio torna la Maratonina di Monte Prandone, giunta alla sua 33esima edizione. La manifestazione è organizzata dall'ASD Avis Monte Prandone Podistica 100 Buchi con il patrocinio del comune di Monte Prandone e della provincia di Ascoli Piceno. La gara si svolgerà su un percorso cittadino pianeggiante di 21 km con partenza da Piazza dell'Unità a 100 Buchi. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di venerdì 16 febbraio.